Il Columbus era così diventato idealmente il punto di ritrovo di tutti quelli che, come me, portavano i capelli lunghi. Negli anni Ottanta, noi ragazzi che lo frequentavamo eravamo di fatto quella generazione erede di coloro, poco più vecchi di noi, che erano stati alla Baia degli Angeli. Eravamo quelli che si facevano sostanze strane e che per questo motivo eravamo additati come drogati. Noi disadattati, diversi, fuori di testa, noi che venivamo chiamati cappelloni, fricchettoni, cinghio, sbaiosi e in altri singolari modi dai cosiddetti regolari. In realtà eravamo una compagine chiassosa e coloratissima, ricca di esaltanti e magnifiche diversità, sospesa a metà tra l'essere una vera e propria tribù e ragazzi come tutti gli altri. In ogni caso, da baioso, se andavi al mare in riviera in vacanza d'agosto, dovevi andare a Riccione e se eri a Riccione ti ritrovavi per forza al Columbus, perché era importante esserci. Esserci e basta. Radio CV.